Buonasera e bentornati in questa nuova puntata di Municipio X e oggi con noi c'è qualcuno che non dovrebbe neanche essere presentato, però per correttezza, Violetta Benini, conosciuta anche come la Sesperta, l'ostetica artigiana, ma soprattutto la divulgatrice. Allora, siccome lei è una comunicatrice molto nota, che ha un ruolo molto importante, direi che ci potrebbe spiegare perché tutti questi nomi, no? Se abbiamo l'ostetica artigiana soprattutto, che potrebbe. Ostetrica artigiana perché sono un po' artigiana, mi piace comunque realizzare cose con le mani e realizzo i miei modellini anatomici, come quello, il modellino della vulva e vagina all'uncinetto e maglia, il modellino del pavimento pelvico, i vari modellini comunque con le paste sintetiche dei corpi rettili della clitoride e del pene, Quindi chi più mammella, ne ha? placenta, Quindi direi eh? che è un giusto connubio, una sincrasia perfetta tra i due elementi. E quindi questo ci fa un po' capire anche per quanto riguarda la tua storia. Non sei nata subito come ostetrica, ma hai un passato, hai avuto un cambio di studi, di Sì. università, per raggiungere poi la via che direi definitivamente quella giusta, Sì. che è un messaggio anche importante perché fa capire che si può cambiare e cambiare per il meglio, direi. Quindi sei arrivata intorno ai 25 anni nel mondo dell'ostetricia più o Sì, era il 2006 quando ho deciso di iscrivermi ostetricia, dopo 4 anni di biologia molecolare. meno. Caspita, è stata una scelta coraggiosa, però ti ha Sì. ripagata, direi. Sì, molto. E, però appunto la tua formazione non è finita con l'università, hai dovuto proseguire con corsi Come tutte comunque le ovunque. facoltà e come comunque tutti i professionisti sanitari, che comunque noi per legge dobbiamo aggiornarci tutti gli anni e comunque accumulare dei crediti formativi. Poi come uno decida cosa decida di fare per formarsi, per tenersi aggiornato, è una scelta personale. Io ho scelto diverse cose per fare comunque quello che faccio ora. E hai mai pensato di formare tu? Io già formo, già organizzo corsi di formazione su comunque riabilitazione del pavimento pelvico, sessualità consapevole, per l'anno prossimo coppette mestruali e per l'anno prossimo dovrei lanciare anche comunque corsi sul microbiota vaginale e sull'equilibrio mestruale. Ok, la piattaforma su cui lo troveremo sarà online. Online perché comunque ha tutta quella parte, ha un filone comunque dedicato, quindi si chiama Vio Logica. Ok, Io. sì. La logica di via è un po' un gioco di parole. Un gioco è giusto? Beh, perché almeno attiriamo più donne che si possano informare. Quindi, insomma, la comunicazione oggi è, diciamo, l'evoluzione dei tuoi studi, il mezzo attraverso il quale la tua normalizzazione dei tabù passa. Ma quando hai iniziato a comunicare sui social? Perché sei partita prima dai blog, insomma, è stata una cosa. Ho iniziato prima con il blog, quando al tempo proprio di Splinder. Poi sono passata su Blogspot, eccetera, eccetera. Quindi ho iniziato già al secondo anno di ostetricia a raccontare quello che studiavo. E quindi che mi sembravano cose interessanti, ho detto, ma le racconto così in giro. Poi ho iniziato a scrivere in alcuni siti, comunque piattaforme dedicate comunque alla maternità. Poi quando mi sono laureata ho aperto la pagina su Facebook e quindi poi usavo quella, andava diciamo benino, che penso essere stata una tra le prime ostetriche a usare i social comunque. Da 2 anni circa, comunque mi sono attivata molto di più su Instagram. Ok, Sì, era giugno 2017. se diciamo che c'è proprio il cursus honorum della tua formazione, hai passo passo vissuto un po' tutte le piattaforme attraverso cui poter comunicare. E, una cosa mo molto, cioè, molto divertente, diciamo, per chi si approccia per la prima volta alla tua pagina è il motto, diciamo, con cui tu apri la tua descrizione, che è appunto Per un mondo pieno di clitoridi felici, clitoridi anche se ora felici. inizio ad aggiungere per un mondo pieno di clitoridi, peni ed unicorni felici. E Unicorno, giusto, un po' politically no, perché correct. mica esistono solo, cioè mica, non esiste Giusto. solo il binarismo. No, infatti, E prima di assolutamente. dover elencare tutto quello che stare fuori, ho detto, ma unicorno, figura magica, No, hai dovrebbe ragione, perché raccoglierli tutti. essendo condotta da donna a donna questa chiacchierata, uno direbbe, ah no, puntiamo solo sui clitoridi, che poi tu mi insegni che può essere femminile, maschile, le. Clitoride, sì, secondo comunque la Crusca, Treccani, eccetera, è sia maschile che femminile. Nasce come femminile nel tempo, comunque Sì, viene influenzato dall'estero ovviamente al dai generi. maschile.
Però appunto sì, molto interessante questa cosa anche perché si rende l'idea del fatto che ciò che interessa la donna non deve interessare solo la donna. Ciò che interessa la donna potrebbe riguardare anche dall'altra parte l'uomo, perché ovviamente i clitoridi hanno un corrispettivo maschile, ma non solo, non è finita. Per cui mi sembra un'ottima descrizione. Però appunto tu non parli solo di questo, sicuramente tra le tue peculiarità, e sono quelle per cui io ho conosciuto un mondo, tra l'altro, sono il pavimento pelvico e le coppette. Mestruali, le coppette mestruali, cosa che prima non conoscevo assolutamente, questa, insomma, la scoperta del tuo profilo è stata illuminante da quel punto di vista. E puoi darci qualche consiglio, già che ci siamo? Perché su cosa? Parliamo delle coppette. No, che le coppette mestruali ce ne sono tantissime. Intanto, per chi non lo sapesse, è un piccolo contenitore solitamente di silicone che... Ti avvicino leggermente il microfono, così possono sentirci meglio. Ok. Mi senti? Le coppette mestruali sono dei piccoli contenitori, solitamente di silicone, o un'azienda li fa in TPE, termelassoplastomero, che vengono, diciamo, un po' ripiegate, vengono inserite in vagina durante le mestruazioni, in vagina poi si aprono, raccolgono il sangue, vengono tolte, svuotate, sciacquate, comunque, e reinserite. Ovviamente poi l'igiene può essere diversa, nel senso, quando finisce la mestruazione si lava molto meglio per essere poi riposta e riusata la mestruazione successiva. Ci sono tantissime brand di coppette mestruali, ora tantissimi modelli, quello che posso dire è sceglietela comunque morbida, morbida, morbida. Okay, e questo. Non va scelta in base all'età o ai parti, ma alla salute del pavimento pelvico e all'accoglienza della vagina. E per questo bisogna trovare un'esperta come te. Come si stabilisce la salute del pavimento pelvico? Allora, terra a terra, diciamo, una potrebbe... capire se sta bene o male, se ha dei sintomi, che però non è solo l'incontinenza, okay. Perché spesso si pensa che solo l'incontinenza è come se fossero fiumi di pipì, ma incontinenza sono anche piccole gocce con gli starnuti, siano l'unico sintomo, ma i sintomi di un perineo che non sta bene sono tantissimi. Li elenco? Sì, secondo me potrebbe essere interessante. Allora, come incontinenza urinaria, fecale e ai gas, dolore pelvico, dolore durante i rapporti, troppa sensibilità e dolore al clitoride, mestruazioni dolorose potrebbero indicare comunque una disfunzione del perineo, vedersi la vulva con quell'apertura vaginale aperta, perdere acqua dalla vagina dopo che si è fatto il bagno in piscina o in mare, la stitichezza, le emorroidi possono indicare che il perineo non sta bene. Oddio, ce n'è tantissime che... Vabbè, questo direi che può essere già uno spettro abbastanza ampio, che comunque può sensibilizzare, anche perché ovviamente in quanto divulgatrice per eccellenza, perché tu sei conosciuta così, direi che può sensibilizzare le donne a prestare attenzione. Beh, anche agli uomini, ce l'hanno anche gli uomini il perineo. Hai ragione, mi dimentico sempre di questa parte, che sono gli uomini. Anche, aspetta, una cosa molto importante, difficoltà con gli orgasmi. Ecco, questo. Anche questo può essere che, tra l'altro, causa del perineo. Mi permetto di dire che ci sono tantissimi, insomma, forum online di persone che scrivono: ah, ma la donna non riesce ad avere l'orgasmo, come fare? Come non fare? Ecco, prima di domandarsi o trovare magari delle fake news, delle risposte un po' fake o date da non esperti, una visita adeguata potrebbe essere la soluzione. Le cause di orgasmi, diciamo, timidi o comunque che non si fanno nemmeno vedere, può essere sia il pavimento pelvico che comunque, no, causa emotiva è brutto, le emozioni, quindi magari uno psicosessuologo. Ma per fare la visita da te, che tra l'altro leggo i tuoi post interessantissimi, dell'attenzione che hai per le tue pazienti, anche la delicatezza che secondo me passa anche tra la scelta del colore dei guanti, questa è una cosa che a me personalmente mette molto a mio agio già solo all'idea. Bisogna però venire in studio da te e hai studio dove? Allora, ricevo sia a Livorno che a Milano, però mi sembra che al momento sono piena ovunque fino a dicembre. Ecco. Devo mettermi lì a vedere le date per l'anno prossimo. E per contattarti, blog, social? Allora, Instagram e WhatsApp. Instagram e WhatsApp, molto bene. No, spingiamo su questa cosa. No, ho ovviamente. Anche, diciamo, ho già fatto dei corsi di formazione, quindi non sono l'unica certo. a fare così. Comunque ci sono anche ostetriche che ho formato.
e a cui spesso mando le donne che mi contattano, sia per un fattore di vicinanza, ma magari anche per mia disponibilità o disponibilità della donna. Giusto, mi pare un'ottima scelta. Beh, anche perché si sente da come parli che sei molto appassionata ovviamente del tuo lavoro e hai anche una capacità di rendere, secondo me, i concetti sui social, poi adesso vabbè, chiacchierando con te me ne rendo conto, che è perfetta per tutti, nel senso che forse un problema nel rapporto col medico a volte è questo, che c'è una distanza data dal linguaggio utilizzato, dal rapporto che si instaura, che è troppo distante, e invece conoscendo il tuo profilo ci si rende conto che è normale anche farsi visitare. Volersi bene vuol dire anche proprio questo, conoscersi sì. meglio. E infatti tu fai vedere alle donne il proprio corpo, nel senso che sì. è una cosa che noi tipicamente non facciamo. Allora, nel mio studio a Livorno ho ben due specchi, uno più grande che comunque lo gestisco io, uno più piccolo che la donna lo usa quando vuole vedere che cosa sta succedendo durante la visita. Ok, e si stupiscono le donne di solito quando... Allora, perché ultimamente da qualche mese ho iniziato a prestare più attenzione io stessa agli imeni, e mi sono appunto resa conto che tutte hanno l'imene, anche chi ha avuto 2 o 3 figli continua a avere l'imene, quindi sto facendo una raccolta di foto che pubblicherò sul mio sito per spiegare proprio l'imene, che ancora dicono che non sappiano bene a che cosa serva, ma secondo me la sua funzione è molto semplice, è una specie di chiusura apribile, molto apribile, elastica, che però permette alla vagina di proteggersi, che gli oggetti estranei non entrino. Cioè, noi un tempo comunque le mutande e i pantaloni non li avevamo. Pensa che evoluzione. Secondo me c'è molto... Pensa il corpo quanto riesce a difendersi ancora prima che l'uomo arrivi alle soluzioni. Beh, questa è una grande scoperta, direi, perché sulla base di quello... la spiegazione che mi sono data io. Cioè, vedendolo proprio... Però già il fatto di osservarlo, tutte le dicerie che ci sono sull'imene, comunque... Che lo mostro a tutte. Dai, quello! Wow. Effettivamente, conoscere il proprio corpo è una grande curiosità, perché se ci penso, anche io non ho una conoscenza così approfondita di me. E, sì, infatti appunto leggendo le tue pagine mi sembra proprio che passi questa idea del conoscersi e farlo con molta tranquillità, nel senso con una maggiore consapevolezza che si raggiunge con gentilezza, con delicatezza, e quindi ottimi consigli. Ma non solo per noi giovani, che poi veniamo magari da famiglie che non ci hanno passato un certo tipo di istruzione, ma anche magari per le mamme che a loro volta possono... Sì. Educare. Esatto, educare. E l'educazione e la divulgazione in questo senso è all'origine di tutto, perché se tu educhi il principio, poi la scala a seguire ovviamente riceverà le tue informazioni. Un aspetto interessante anche appunto leggendoti è per quanto riguarda la censura e dei post che abbiamo detto noi chiacchierando, appunto abbiamo toccato questo argomento, potrebbe essere un po' legato ai bug di Instagram, ma e quindi non mi riferirei solo agli ultimi post di chi ti conosce che ha visto sul pavimento pelvico, che possiamo toccare, ma anche una censura nel senso di risposta del pubblico. Cioè, ti sembra che ci siano degli argomenti che non possono essere... Non mi sembra, ci sono. Ok. Quando parlo magari di sessualità o di qualcosa di un pochino più intimo, o comunque che può riguardare la salute dei genitali, noto che ci sono, cioè pubblicamente ci sono molte meno interazioni, quindi molti meno like, meno condivisioni e meno commenti. Ecco. Mentre aumentano i messaggi privati. Quindi mentre argomenti più che possono essere più accettabili da chi li segue, da chi ci segue, sono commentati, condivisi tantissimo. Ecco, questo è già un tipo di censura che noi facciamo come follower, come... È una... può essere vergogna, può essere... ma anche protezione, perché capita spesso che chi commenta sotto una foto di orgasmi o sex toys venga contattato da persone, spesso uomini, che pensano che se una donna ha commentato su un post di un sex toys sia direttamente disponibile ad altro. Certo. Così. In realtà tu ci spieghi benissimo che se
mi informo per un dato sex toys, in realtà non vuol dire che io richieda un uomo, perché sono due cose diverse. No, nemmeno questo, che io abbia, sia disponibile a chattare, a fare delle chat erotiche con tutti, anche senza conoscerli. Ecco. Sì, poi Ah, partono quindi anche le ancora più. foto, le dick pic senza richiesta. No, Questo. perché o subito alcune dicono, no, perché sì, sai, spesso mi scrivono feticisti dei piedi Sì. che Ecco, chiedono appunto prestazioni, cose di questo tipo. si spinge ancora oltre quello che No, sì, potessi proprio immaginare. è. Ah, quindi, bene, Visto che hai pensa. commentato, allora magari sei una che la dà via facile, allora ho buone speranze di beccare Quindi, qualcosa con te via chat. gli uomini che sono sul tuo profilo sono attivi solo in questo senso oppure No, hanno non direi gli anche. uomini in generale, ci possono essere alcune persone, Alcune persone, solitamente uomini, che possono. ok. Sì, hai ragione, mi correggi sempre, è giusto non generalizzare. Effettivamente, in una redazione solo al femminile, un'intervista solo al femminile, uno si fa prendere la mano. No, hai perfettamente ragione, non No, generalizziamo. c'ho diversi divulgatori che alcuni in silenzio, altri comunque condividono attivamente, che potrebbero sentirsi offesi No, se è vengono giusto. inclusi in tutti gli uomini. No, infatti, noi non stiamo includendo tutti gli uomini. E mi dicevi prima, mi hai suggerito, mi hai spoilerato qualcosa per fine ottobre, novembre, dicembre? No, dice entro metà novembre, entro il Ok. 16, cioè deve uscire entro il 16, ci sarà il mio videocorso sul piacere femminile. Si chiama Piacere mio. Piacere Non so mio. se è uno spoiler, ma no, non è uno spoiler. Si può dire, Penso possiamo proprio di sì. dirlo. Allora, entro il 16 novembre noi Entro, aspettiamo sì. questo corso. Ed è un 12 po'. capitoli. Ah, ecco, vai, spiegami, 12 Sì, capitoli. sono 12 capitoli. Da quello che ho visto, ogni capitolo va dai 12-15 minuti ai 25. Ok, e si può acquistare, poi riguardare. Sì, si può riguardare a lungo termine. Per il momento il termine non esiste, Beh, quindi. queste sono dinamiche che scopriremo poi una volta che il Sì, ma. corso uscirà, non ci pensiamo, però è un'ottima alternativa dal momento che non tutti possiamo raggiungerti, il No, ma corso poi può anche risolvere. questi sono spesso argomenti che racconto in incontri tematici di Certo. un giorno o di un pomeriggio. Nel senso, quelli di questo corso, videocorso qua, non so quanti eventi sarebbero perché ci ho messo veramente tantissime cose Certo. dentro. Sarebbe, è un modo anche di forse comprimere, far arrivare dritto il Sì, punto in modo che si possa fruire da casa. Esatto, quando si vuole. molto molto interessante. Allora direi che la nostra divulgatrice è seguibile in maniera precisa, diciamo su tutte le piattaforme. Sappiamo che è sui social, che è sui blog. Le pagine sono non solo la tua personale Violetta Benini, ma anche l'altra pagina gestita da te, Sei sei esperta? esperta. Che comunque appunto ci serve ad avere una dimensione un po' più legata al piacere. Sì, ho creato questo profilo per non invadere quell'altro troppo di sessualità di sex toys, proprio anche per dare un po' di rispetto a quelle persone che ancora non si sentono libere, liberissime, a proprio agio a vedere magari diversi contenuti sulla sessualità. Ecco questo. Sei molto attenta alla sensibilità dell'altro, è per questo che sei piena di impegno, ovviamente, di incontri personali. Riesco a capire effettivamente il perché. Perché è una tematica che non tutti possono trattare. Questo mi sembra abbastanza palese, perché mettere a proprio agio l'interlocutore non è da tutti. Allora direi che aspettiamo i corsetti di metà novembre. E per tutto il resto basta seguire le tue pillole sui social. Quindi grazie Violeta. Grazie a voi, Grazie anche a grazie chi ci ha ascoltato, che sicuramente dopo questa intervista avrà un ulteriore modo per bombardarti di messaggi e richieste. Per questa puntata è tutto e noi ci vediamo la prossima settimana.